alla boutique della pasta che si inaugura questa sera anche il sindaco Sandro Parcaroli. È importante che nascano nuove attività produttive. Senz'altro, poi se nascono queste attività dei giovani che aprono questa attività qui a Sforza Costa, il sindaco ci deve essere. Sono contento di starci. E starò dappertutto da quando apriremo. Ne apriremo tantissimi. Il mio programma di 5 anni è riaprire Macerata con tante attività. Poi in una frazione, quindi è importante rivitalizzare Sì, anche le per frazioni. portare. Ma questa è una frazione che diventerà sempre più importante perché se andrà avanti come deve andare avanti, l'ospedale nascerà qui, qua, e quindi questo quartiere vivrà anche vicino all'ospedale nuovo della provincia. Quindi, ragazzi, tenete duro, andiamo avanti. Adesso è un periodo Sì, è un così, periodo. però faremo in modo che Forza e le coraggio. prospettive, poi dopo lo sa solo quello lassù che può succedere. C'è un'altra cosa importante, qui c'è Alessio, un giovane che lancia un'impresa, nuova iniziativa, ma sulla tradizione di famiglia della mamma Luisa. Certo, le tradizioni sono importanti perché trovare un figlio che segue le tradizioni della madre, mi diceva la signora che era andata a lavorare a Potenza Vicenza e adesso ritorna a dare una mano al figlio e farla qui, nei luoghi dove sono nati, per me è una bella tradizione e c'è da aiutarli. Il comune, se potrà, sarà sempre vicino a loro. La Sforza Costa di Macerata apre un nuovo negozio, anzi una boutique della pasta fresca in via Natali. Alessio Feliziani è il conduttore, insieme alla mamma Luisa, del negozio. Qual è la particolarità? Guardi, allora questo negozio è incentrato principalmente sui prodotti del luogo, quindi della tradizione maceratese. Noi puntiamo principalmente, ecco, a un prodotto di qualità con materie prime che vengono dal nostro territorio. Ecco, cerchiamo innanzitutto di mantenere la qualità. Abbiamo di tutto la pasta fresca, partiamo dal ripieno, dal semplice tortellino, raviolo, abbiamo anche il raviolo e il tartufo, e poi ci possiamo spostare anche alla tagliatella, alla chitarina, facciamo anche lasagne già pronte in vaschetta, pronte da cuocere. Poi ecco anche dalla crema fritta, oliva fritta, sempre tutto pronto da cuocere. Ecco. Cosa spinge a intraprendere un negozio come questo, in questo territorio, in questo momento? Guardi, cosa spinge principalmente il mettersi in gioco, cioè puntare, ecco, a mettersi in gioco e lavorare e vedere come va. Naturalmente il futuro non lo Una so, grande però domanda. quello che ci aspetta, però ecco, puntiamo a metterci in gioco, a offrire un nuovo prodotto alla zona Sforza Costa che manca e speriamo, ecco, che vada tutto per il meglio. La boutique della pasta è nuovo, ma la tradizione di famiglia no. La mamma Luisa Torresi ha una lunga esperienza. Sì, esatto, ho avuto il negozio per 18 anni giù in un'altra zona, giù il mare a Porto Potenza. Poi per la distanza ho preferito smettere ed ora però con l'aiuto dei miei figli ci vogliamo rimettere in gioco ecco, per creare un futuro più che parte per lui e io gli darò una mano, sarò di supporter, speriamo di aver preso la strada giusta per. Signora, in questi anni com'è cambiato questo mestiere? No, la tradizione non dovrebbe morire mai perché ecco, è sempre un prodotto che deve andare, sempre c'è quella ricercatezza per la roba più nostrana, più particolare. Poi ecco, vediamo. Ecco, sono prodotti che sono molto legati alla tradizione gastronomica maceratese del territorio. La ricerca delle materie prime. La ricerca delle materie prime, ecco, come ho già detto prima, è principalmente il territorio. Noi puntiamo ad un prodotto genuino che non tenga nessun Conservante. conservante o roba del genere. La mattina quando uno viene a fare spesa il prodotto è fresco, fatto massimo 2 ore prima e quindi ecco, puntiamo a questo, alla freschezza, alla genuinità del prodotto e La qualità. naturalmente alla qualità e alla bontà. L'oliva all'ascolana sono maceratesi perché sono fatte direttamente qua, non sono importate dalla zona ascolana. Anche qui avete una vostra particolarità No, o. manteniamo su per giù, ecco, questo gusto che è delicato, che rimane piacevole per tutti, speriamo, sempre ecco, con la base di questo ripieno che ecco, poi ci aiuta anche per le altre lavorazioni, praticamente è una base principale che poi uniamo per tutte le lavorazioni in base alle esigenze del prodotto, diciamo.
Quindi tutti i giorni pasta fresca alla boutique della pasta di Sforza Costa, ma la domenica c'è anche qualcosa in più. Certo, ovvio, la domenica c'è qualcosa in più, infatti offriamo anche il servizio del pasticcino, quello dolce, classico, la vecchia tradizione italiana, dopo finito il pranzo, quindi dal mignon al bignè, al diplomatico. La pasticceria Essenza di Trotica di Morrovalle, collaboriamo. Poi in futuro forse anche il pane metteremo, ecco, ci dobbiamo un attimino organizzare perché è stata fatta di work in progress. Ecco, adesso una domanda, adesso, un giovane, no, che si mette in gioco, qual è l'aspirazione poi di fondo? L'aspirazione di fondo, ecco, è riuscire nell'intento di portare avanti questa cosa con impegno. Poi per il futuro magari ci possono essere sempre nuove avventure, nuove opportunità, sicuramente questo non lo so, però per adesso, ecco, è un bel punto di partenza che vediamo di sfruttare al massimo.